Rimanendo sulla scia dei video precedenti, oggi andiamo a vedere come devo frenare e la posizione corretta da tenere durante una frenata. La location è sempre quella, ricordo che siamo in quarantena, quindi faccio questi video statici, molto teorici, perché non possiamo uscire di casa. Quindi, se non avete visto i video precedenti, andate a dare un'occhiata all'ultimo video dove spiego la posizione corretta dei piedi, delle gambe, delle braccia, del busto, insomma, la posizione corretta da tenere sulla moto. Detto questo, andiamo a vedere come devo affrontare una frenata, che dovrebbe essere lo step successivo una volta che io salgo sulla moto e inizio a spostare la moto. Faccio una pillola super veloce, giusto per non lasciare nulla al caso. Spiego velocemente come utilizzare la frizione nel modo più semplice possibile. Ovviamente accendo la moto. Premo la frizione. Metto la marcia. Senza neanche utilizzare il gas, perché infatti sto tenendo la fotocamera. Basta che io lentamente vado a lasciare la frizione, vediamo già che la moto si sposta. Una volta che si sposta, allora in questo momento vado tranquillamente a utilizzare il gas e proseguire la nostra strada. Chiudo qua la parentesi di come spostare, di come mettere la marcia e utilizzare la frizione. In un utilizzo stradale, quindi non pistaiolo e neanche in fuoristrada, quindi in un utilizzo su asfalto, nel 99,9% dei casi utilizzerò il freno anteriore per frenare e fermare letteralmente la moto. Con due dita, possibilmente per il discorso che facevo nei video precedenti, vado a utilizzare all'80% il freno anteriore e al 20% il freno posteriore. Il freno anteriore è quello che fermerà letteralmente la moto. Il freno posteriore è quello che bilancerà la nostra frenata, cioè eviterà che la moto si sbilanci che sbilanci tutto il peso sulla ruota anteriore e terrà l'assetto della moto più basso. Cosa succede se invece utilizzo al 100% il freno anteriore? Ricordo, in condizioni urbane, di asfalto, condizioni cittadini, in autostrada, in condizioni normali, quindi non di piste o fuoristrada. Se io freno con l'anteriore, tutta la forza che si è sviluppata durante la marcia andrà in avanti, quindi creerà una pressione sulla ruota anteriore. Per diminuire questa pressione, per diminuire la forza e per ristabilizzare l'assetto della moto che tenderà ad andare tutto sull'anteriore, quindi inclinare la moto stessa in avanti, quindi abbassando l'avantreno e alzando il retrotreno, devo utilizzare per quel 20% il freno posteriore. Utilizzandolo, la moto abbasserà il suo assetto e manterrà un assetto stabile, un assetto costante. Ovviamente il discorso frenata non finisce con devo frenare con l'anteriore e bilanciare col posteriore. Ho tutte le forze che si svilupperanno sulla moto, ovviamente si svilupperanno anche su di noi. Io col mio corpo devo aiutare a mantenere l'assetto stabile della moto. Quando sono in frenata, oltre alla moto che tenderà ad andare avanti, anche il mio corpo tenderà ad andare avanti. Per evitare di destabilizzare l'assetto corretto, quindi che io vada avanti, scivoli e vada ad aumentare questa forza che si svilupperà, e quindi vado anche a gravare quello che può essere le possibilità di pattinamento della ruota anteriore, o ovviamente per le moto più moderne che hanno l'ABS. Ricordiamo che se parte l'ABS, lo spazio di frenata si allungherà un pochettino per evitare che la ruota si blocchi e ci faccia cadere. Quindi per evitare anche l'ingresso dell'ABS, dovrò innanzitutto mantenere le mie braccia quanto più possibile rigide, ma passatemi il termine, elastiche per attutire eventuali colpi o buche che si possono incontrare durante la frenata. Quindi una buona rigidità alle braccia e stringere le gambe.
In questo caso, come dicevo nei video precedenti, non mi basterà accarezzare il serbatoio, ma dovrò letteralmente stringerle per evitare di scivolare letteralmente avanti. Quindi quando mi trovo in frenata, se io sono nella posizione corretta, sarà istintivo e rapidissimo stringere le gambe e rimanere nella posizione corretta. Ricordiamoci, qualora fosse necessario durante una lunga frenata di emergenza, io posso addirittura cercare di retrocedere. Ovviamente adesso sto pronunciando molto il movimento, ovviamente sarà quasi impercettibile durante una guida, ma è giusto per fare capire il concetto. Io freno, stringo le gambe intorno al serbatoio, evito quindi di scivolare in avanti e, se necessario, tenderò addirittura a spingermi sul posteriore. Questa cosa a che cosa serve? Serve ad aumentare il mio peso sul retrotreno e poter dare ancora più forza sul freno anteriore. Io vi direi di provare piano piano nel garage, veramente lasciando solo la frizione senza dover dare gas, a provare piano piano a frenare ed evitare semplicemente di fare questo movimento, cioè di scivolare avanti. Piano piano fate queste prove. Se volete capire il perché di non utilizzare solo il freno posteriore, oppure utilizzare all'80% il freno posteriore, potete fare una piccola prova. Vi mettete in una zona di tutta sicurezza, a una velocità molto bassa, andate, proseguite la marcia e frenate solo col posteriore. Vi accorgerete fin da subito che la forza che si sviluppa sul freno posteriore non è sufficiente a fermare la moto, ma vi servirà per forza aggredire il freno anteriore. Il discorso freni l'ho racchiuso in un breve video, ovviamente non può finire qua la spiegazione dei freni, ma bisogna per forza fare delle prove uscendo finalmente con la moto. Quando finirò la quarantena cercherò di girare dei video dove farò vedere l'utilizzo dei freni e anche gli errori che si possono fare frenando. Per tutti quelli che vogliono fare le prove, che magari hanno un po' di spazio in una proprietà privata, mi raccomando, utilizzate il casco, le gomitiere, le ginocchiere, gli stivali, i guanti, tutte le protezioni che servono per andare in moto. Abituiamoci fin da subito a utilizzare le protezioni. Se il video vi è stato utile, lasciate un like e mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate e se avete fatto qualche prova, voglio sapere come sono andate. Se avete domande, fatemi le domande, io cercherò di rispondere il prima possibile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle tecniche di guida in moto. Ciao!